Seconda parte. L'evoluzione marina del Canavese ed il passaggio alla fase continentale. Nella seconda parte analizzeremo con maggior dettaglio il periodo intercorrente tra 5 e 1,65 milioni di anni. In questa fase il mare Adriatico copre gran parte della piana canavesana. L'immagine in alto ci aiuta a comprendere come poteva apparire circa 5 milioni di anni fa il nord Italia. Solo in seguito al continuo apporto di sedimenti, la depressione padana è andata colmandosi, causando l'arretramento della linea di costa. Ecco come poteva apparire durante il Pliocene la piana canavesana, in gran parte sommersa dal mare Adriatico, con le aree più rilevate emerse dall'acqua. Per meglio comprendere il meccanismo della regressione marina, osserviamo lo schema a fianco. Nella fase iniziale, il mare penetra decisamente nelle vallate. Sul fondale comincia a depositarsi una sottile coltre di sedimenti marini. In un'ipotetica fase intermedia, l'apporto di sedimenti fluviali causa l'arretramento della linea di costa e l'impostarsi di un ambiente di delta fluviale. L'erosione procede, le morfologie si attenuano e l'apporto di sedimenti continua. La depressione occupata dal mare riduce progressivamente la sua profondità e la linea di costa continua ad arretrare fino all'emersione completa delle aree sommerse. Per rendere maggiormente comprensibile la situazione pliocenica, si è ricostruita una cartina che riporta la situazione del Canavese 5 milioni di anni fa. Ovviamente, i toponimi utilizzati per i paesi servono esclusivamente a dare una connotazione geografica. Avvicinandoci alla figura, notiamo come il mare Adriatico si protraesse all'interno della Valle d'Aosta fino all'altezza di Carema e nella Valle Orco fino a Pont Canavese. Una curiosità, si noti come il Chiuselle ed il torrente Viona non seguano l'attuale percorso e confluiscano nella valle principale rispettivamente all'altezza di Lessolo e Montalto d'Ora. Se nello stesso periodo ci fossimo trovati sulla collina di Torino, ecco cosa avremmo potuto vedere. Spostando la lancetta del tempo da 5 a 2 milioni di anni, si notano alcuni cambiamenti. La profondità del mare è diminuita notevolmente, poiché una spessa coltre di sedimenti limosabbiosi si è depositata sul fondale marino, andando a ricoprire il substrato roccioso. L'abbassamento del mare ed il conseguente arretramento della linea di costa è inoltre favorito da una riattivazione dei movimenti isostatici e quindi da un generale risollevamento del Canavese. La presenza del mare pliocenico è confermata dal ritrovamento di depositi marini contenenti reperti di impronte fossili. La foto a fianco mostra un bellissimo esempio di aggregato fossile di fauna pliocenica. Ecco un altro esempio di aggregato fossile in eccellente stato di conservazione. Giacimenti fossiliferi si incontrano ad esempio lungo il torrente Chiusella a breve distanza da Vialfrè. La profonda incisione generata dal torrente ha permesso a questi depositi di venire alla luce. La vista dall'alto a 2 milioni di anni ci permette di osservare l'arretramento della linea di costa. Nel dettaglio si nota come il Canavese in questa fase sia caratterizzato da un ambiente di delta fluviale. I depositi che si formano, in verde scuro nello schema a fianco, vengono comunemente definiti depositi villafranchiani e rappresentano il tetto del Pliocene marino al passaggio con i depositi di tipo continentale. Spostando la lancetta del tempo a 1,80 milioni di anni, grazie al procedere dei processi deposizionali nonché al movimento di sollevamento, neotettonica, si ha un forte arretramento della linea di costa. Il Canavese, da questo momento, entra a far parte integralmente e stabilmente delle terre emerse. La vista dall'alto ci permette di osservare come il passaggio ad una fase continentale si sia ormai completato. La seconda parte si chiude al passaggio tra il Pliocene superiore ed il Pleistocene inferiore, come ci mostra la clessidra a 1,65 milioni di anni.
Nel dettaglio si possono riscontrare alcune differenze rispetto al reticolo idrografico attuale. Oltre ai percorsi del Chiusella e del Viona, che scendevano all'Essolo e Montalto d'Ora, si noti come i corsi d'acqua che discendono dalla Valle d'Aosta confluiscano nella Dora Riparia e non, come attualmente, nel fiume Po. Il Po, infatti, seguiva un diverso percorso, scorrendo a sud di Torino e confluendo nella Dora Riparia all'altezza di Alessandria.